bastardo. Ho tutto registrato. Okay, let's go. Mara, questions for you, okay? In this day, Mara, fighting with you. Do you know this? Who? Afro Jim. Mara. Who? That's what I thought. Thank you so much. Thank you, Mara. Averine! Ma che stai a fa? Ricordate che i squali stanno arrivando! Hello! Clochards! E benvenuti in questa nuova trasmissione! Ho fatto il bagno! Yahoo! Dai Roma! Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Marco, come va? Dicevano che il gaming era morto. Ma invece è più vivo che mai. Oggi puntata esclusiva di Play Cerbero, che subirà delle modifiche, saranno live non tutti i lunedì, live speciali come quella di oggi, perché non siamo soli. Non siamo soli, che no. Abbiamo dei campioni assoluti di... del gioco... che rivoluzionerà il mondo del picchiaduro. Il gioco della risata. Già l'ha rivoluzionato ai tempi, ma oggi ancora di più, con il nuovo capitolo. La nuova uscita, che è il numero 6, cioè di Street Fighter. E oggi abbiamo qua, ragazzi, i personaggi i migliori di Street Fighter proprio. Del campo...
Volevo insultare Street Fighter, ma non ce l'ho fatta. Vabbè, è un gioco di merda, questo possiamo dire. Ma c'hai mai giocato a Street Fighter? Ma guarda, Gianluca, cioè, c'avevo molte cose migliori da fare in tutta la mia vita. Quindi oggi verrei umiliato. Forse, eccoli qua. Ma diamo il benvenuto ai nostri tre incredibili ospiti. Presentatevi pure, campioni assoluti di Street Fighter. Prego, il mic, se non si sente, attenzione. Allora, a giro. Vai. Io sono Fabio Zagnolla, aka Mr. Wolf. Risolvi problemi? Risolvo problemi, a volte ci riesco, a volte no, diciamo. E, gioco competitivo dal 2010, non solo a Street Fighter, King of Fighter, sicuramente il 5, quello della versione precedente, ci ha dato un po' più comunque di notorietà. Abbiamo partecipato a diversi tornei nazionali e non, e quindi cercheremo di fare la stessa cosa sul 6. Top, intanto c'è Pila in chat che scrive Akai dietro, Akai dietro, c'è anche ospite senso? Dietro. Si vede, no, si vede. No, tranquillo, rimani là, Akai. Non si vede. Rimani lì. Quando non giocate, se usate, tenetelo pure in mano il microfono, perché è stato totale comunque. Io invece sono Manuel Salvi, un gioco serbico e gioco competitivo dal 2018. Una cosa da del genere, gioco da sei mesi a qualsiasi cosa, faccio tutto da sei mesi, sono fortissimo in sei mesi. Vabbè, quali giochi bestia. Sei competitive? Ah, Street Fighter 6. Una volta giocavo a LOL quando ero bambino. Vabbè, LOL, no, non voglio sentire parlare di LOL, scusami. Però no, che schifo. Esatto, è stato no, perché scuro. Poi ti identifico in qualcosa di molto negativo. No, quindi. No, ma lascia stare, ero piccolo, di gioventù. E quindi vai. Io mi chiamo Sandro Limai, sono in Game Raps, gioco competitivo dal 2017 circa, ho conosciuto Stamanica De Manigoldi e alla fine abbiamo giocato per tanto tempo al 5, che era praticamente una tassa, gioco ottimizzato col culo, terribile, non si poteva giocare online, adesso stiamo tutti in fissa col 6 e non vediamo l'ora. Manco offline, ma vabbè, insomma, salutiamo Capcom e grazie ragazzi. Ma grazie a voi per essere qua. Qui, purtroppo per noi non è un placement. Però il pezzo forte, il pezzo forte ce lo siamo tenuto per ultimi, ragazzi. Ce l'hanno gli sordi, quelli della Capcom. No. Dimmi la meglio, verità, meglio, faremo qualcosa che se lo sogna quel babbuino di Dario Moccia. Faremo qualcosa che non sta in cielo e in terra, mio caro Davide. Simone, hai visto cosa hanno sulle cosce i nostri ospiti? Greve, un pisello. Greve, ma guardate come si gioca oggi, ragazzi. Ma questi chi ce l'ha? Quel babbuino? Ma spieghiamo, ma sto coso che cioè, riprende ovviamente le cloche. Facciamo una cosa. Prima di giocare, prendetelo in mano il microfono, perché sennò si sente poco. Avvicinatelo proprio alla bocca. No, staccatelo proprio da lì. Esatto. Poi quando giocate, tanto saranno urla. Ma sì. Eccoci, prego. Sì, questo qui riprende un po' l'idea dei vecchi arcade, no? Perché quindi uno dice, si va avanti con la tecnologia, però torniamo indietro. Ma sì, a noi ci piace la Marcord. Ok, bravo. È una cosa bravo. Nostalgici, perché tipo a me non mi dice niente. Mi piace questo ragazzo. Ci piace avere 60 anni dentro, essenzialmente. Esatto. Nonostante io sono tipo 30 e quindi le sale giochi non l'ho vissute, ma comunque nostalgia per epoche che mai hanno vissuto. Esattamente, citando. Sì, per carità. E quindi questo una volta era lo standard, perché diciamo nei giochi più vecchi la barriera di esecuzione era mega alta e quindi dovevi stare con le dita una più alta dell'altra per fare determinate cose, quindi tutti c'avano questo. Adesso si può giocare a corpad, si può giocare con la tastiera di Guitar Hero. Fagli vedere il tuo. C'è gente che ha fatto i tornei col volante delle macchine. Il pad modificato. Che spinge tutti i pulsanti. Quella è l'evoluzione, regà. Quella è l'evoluzione. Sì. Mamma mia, che figata, regà. Forza. Madonna, ma pesa parecchio. Adesso ci sono campioni che vincono corpad PS5, quindi adesso si può giocare che ve pare, insomma, quindi... Però è sempre bello. Allora, ricordiamo che questo gioco è uscito da pochi giorni. Da sì, quanto è uscito? 8 giorni circa. Com'è? Figo. Cioè, diciamo che hanno implementato praticamente tutte, diciamo, tecniche del passato. Cioè, nel senso, c'era nel Street Fighter 3, c'era la Perry che dominava come meta del gioco. E hanno implementato anche questo nel 6, però qua si fa su due tasti, là era praticamente con la leva avanti secca. Però se posso, no? La della Merry che fa? La Perry niente, praticamente ti annulla, comincia a parlare greve, il block stun. Sì. Se dopo mi dite come si fa il block stun, guarda, praticamente è tipo una difesa, puoi chiedere, no? A Thomas Magorige,
Blockstar, blockchain. Non capisci un cazzo. Vabbè, è ovvio. Praticamente, te, se ti arriva un proiettile, puoi decidere o di pararti dietro un muro oppure tipo con una katana di cercare di tagliarla a metà. Il Perry, fondamentalmente, è la stessa cosa. Quindi è una cosa estremamente difficile, però te dà un vantaggio. Il Perry è cacchiappa. Ma il Perry è quello di Dark Souls, no? È più o meno. Il principio è per quello. Fare un contrattacco. Esatto, esatto, tipo una mossa. Esatto, okay. Esattamente. Tu annulli, cioè tu rimani imparata. Io ho fatto una domanda di gaming, fammi sentire. Andando indietro, tu vai imparata, no? E tu ci rimani tot tempo, detti frame, tot frame imparata. Se utilizzi Invincibility frame. Se utilizzi il Perry e fai un perfect Perry, perché c'è la variante, si annulla tutto quel tempo della parata e tu c'hai la possibilità di colpire. Ok, praticamente gli annulli il turno a lui. Okay. No, Luke Perry, ragazzi, questa è una no. tecnica. Certo. Poi ne hanno messa un'altra, hanno messo delle tecniche sul 6, che la prima è il Drive Impact, che è una mossa che ha armor, quindi assorbe dei colpi, ne assorbe due, e colpisce. Al muro ti dà possibilità di combo dopo, mid screen ti potrebbe permettere di punire alcune cose altre. E poi c'è il rush, drive rush, sempre tecnica del 6, diciamo un po' reinterpretata dal focus cancel di Street Fighter 4. Tutta questa roba qua l'hanno implementata nell'ultimo Street Fighter 6, quindi è un po' una cozzaglia di 3, 5... E il 6 è l'evoluzione di tutto questo, quindi è un gioco profondissimo. Top. Okay. Beh, io direi, direi di iniziare, ma prima una domanda fondamentale. Vai. Marco, scusa, fammi un attimo l'inquadratura qua. Ma che è? Che è? Ministro. Beh? Dell'inferno. Beh, ironica. Ragazzi, ma questa è una maglietta incredibile. Dei Truce Clan, ragazzi. Certo. Ma veramente. Del nostro maestro Metal Carter. Ma io sono Truce nell'animo, sì. Ma scherziamo. Top. Vabbè, punti rispetto più mille. Ma fondamentalmente Serpi con la community è quello che viene chiamato le lame, perché è quello che imbruttisce a tutti a caso, prende No, sì, palesemente a caso, cioè 9 volte su 10, quindi questa maglia è perfettamente corporate. Bellissima, bellissima, sì, bellissima. Allora, io ci siamo. Ho una richiesta però, mentre giocate, perché so che voi siete molto abituati a fare tornei, eccetera, sarebbe carino per me se tipo spiegate quello che fate, nel senso se capita, capito? Certo. Perché minchia, ma che sta scherzando? Ma poi c'è una grafica incredibile che adesso faremo vedere perché si comincia. Let's go, ragazzi, cambio pure la categoria. Street Fighter 6, quindi andiamo subito su Street Fighter 6. Gioco fresco, fresco. Che bello, attaccato. Finalmente vedrete giocare dei pro player. Per la prima volta abbiamo una PS5 in studio. Vero? Mi sono doxato. Ma già c'era. Verissimo. Già c'era la categoria. Bravi mod. Sì. Prima volta PS5 in studio, cazzo. Primissima volta. Guardate che grafica. Mettete. Minchia, raga. È perché io me lo ricordo tipo fumetto, insomma. È la seconda volta che vedo una PS5. La prima volta era con te a casa di Ivan Grieco. La prima volta con praticamente, come potete vedere, Ken è diventato un barbone. Da essere il campione americano bellone con la famiglia perfetta, l'hanno incastrato con uno scam di criptovaluta e non sto scherzando. È la storia. Cioè, è stato invischiato nelle criptovalute in uno scam strano. E adesso è tipo che se nasconde la polizia. Vero, c'è un Hulk. C'è anche una lore, insomma. Sì, sì, sì. Devo dire che la cosa bella di Street Fighter 6 è che per una volta hanno voluto fare un gioco che ambisce a essere un AAA, che non vuole piacere soltanto agli amanti del genere. Quindi ci hanno messo, cioè, JP è un personaggio che, non lo so, pare uscito da una sessione di Dungeons and Dragons un po' futuristica, completamente sbroccata. Ho visto un personaggio particolare, si chiamava Marisa. Sì, Marisona Nazionale, Marisona, falla vedere. Ma è allora, M2F. Questa Queen è il personaggio italiano. No, dai, è donna, è donna, è italiana. Lo dici te. Ma lei è italiana, Leo, Marisona Nazionale, membro... Per capire, ragazzi, perché qua dobbiamo stare attenti a come parlate. Voi sapete che dovete fare attenzione con Marisa. Eh certo, ma soprattutto perché te corca. C'ha tipo il damage output più alto del gioco, però è il nostro orgoglio italiano. Palesemente di Roma. Ma ha i capelli fatti come un elmo. Esattamente, esattamente i capelli fatti come un elmo. Sembra tipo Broly, che branda. Ma che sono tutte queste cose su schermo, ma che è? Allora, fondamentalmente l'obiettivo... Ma sì, vai. Che è? No, ma picchiate, fate come se fosse a casa vostra, ragazzi. Picchiate. Sì, sì. Che spettacolo, ragazzi. Sì, sì, vai. Tutta questa velocità non l'ho mai vista su una PlayStation. La challenge sarà colpire una volta uno di loro. Che professionalità. Ma se vuoi, parlo. Cercate di mettere. Grazie, ciabatta, grazie mille. Che interfaccia, che interfaccia. Hai visto, Marra? Sembra quasi un film. Vesimo, sembra tutta una cosa strana. In realtà è figa. Molto figa la grafica. Fireground. Molto figo. Io vi leggo qui psichedelico al massimo, ci piace sto gioco.
Esatto, ragazzi, fate come se foste in un video di Cicalone, sì. Non è che ci stanno a pagare, ma effettivamente sono semplicemente metti Giovanni, grande, sì, Giovanni Libero. Mio padre, sì. Matteo Corradini, ma quello delle Pils. Sì. Ma perché? Condividiamo gli account. Ma perché? Un saluto a Matteo, che è un mio caro amico. No, però aspetta, però ti avevo detto che questa cosa non la dovevi dire. C'ha ragione. Chat, ormai noi vi leggiamo. Lo so, sai che certi nomi. No, avete fatto tutto voi, regà. Solo se c'è un accordo scritto. Avete fatto tutto voi. Io non avevo detto. Ma è una figata. Fight Club. Praticamente sì, cioè hanno deciso di ributtare tutto sulla cultura di strada. Passa che figo. Vabbè, Street Fighter alla fine c'è sta. Esatto, ma fa sta cosa qui. Combattimento di strada. Minchia, ma gli caga in testa a Tekken, regà. Adesso, adesso sì. Al momento sì. È proprio esteticamente bello. Sì, sì. Poi non so quale abbiamo giocato. Però l'estetica non è tutto, ricordiamoci. Guardiamo. Ecco, questo è un perfect. Che è successo? Che è successo? Quello è un perfect Perry. C'hai due frame. Ha fatto il Perry? Sì, subito. No. Che è una cosa molto difficile. Però Serpico vede i frame. Che cazzo ne so, tipo Matrix. Allora, Ken fondamentalmente è un personaggio che gioca bene, sia da vicino che a media distanza. Fa molto male. Questo qui invece, che si chiama Jamie, c'ha come obiettivo bere. In alto, vicino alla vita, c'ha un 4 con la fiasca. Durante il round deve bere il più possibile. Se arriva a 4 è il personaggio più forte del gioco. Madonna, già non ho capito. Ma ce l'ha solo lui, tipo, sta dinamica di bere. Pensa Teo. Ma stanno avanti proprio. Ma sta cosa di bere è un bonus o un malus? No, no, è un bonus, perché tu fondamentalmente a zero c'hai molte meno mosse. Adesso che ne hai una sei un personaggio normale. Ma solo lui può bere? Solo lui, è proprio una cosa specifica del personaggio, sì, figata, sì, sì, sì. Ma i personaggi si sono sbizzarriti, hanno resi molto diversi, con tanti stili diversi, e quindi veramente un ottimo lavoro hanno fatto. Se... condivido. Ken sta, piace proprio. Sì, Ken generalmente era il clone di Ryu, erano uguali, qua hanno resi molto diversi. Tutto bello di fuoco. Quindi fondamentalmente l'obiettivo di Jamie, che è quello in giallo, è quello di pigliare un po' spazio e bere il più possibile. Ma bere si intende analcolici? Sì, guarda, hanno dovuto dire che questa cosa qui è tipo un energy drink, sennò se giocavano al mercato cinese. Lo sapevo. Sì, sicuro, è veramente, guarda, così. È una cosa allucinante. Quindi è un energy drink. Vabbè, ufficialmente. In realtà è palesemente sake. Sì, sì, cioè, ma anche lo stile che c'ha quello dell'ubriaco. Però, sì, esatto. Mamma cappa mi ha detto pure, così. Pure in Tekken c'era un personaggio ubriaco. Guardate, questa è la super livello 3. Bella cinematica. Mazza, è bello. Dai, abbiamo giocato fino a mo. Cosa abbiamo giocato? A Tekken, ma è una merda. Però è vero, tra poco esce il nuovo Tekken pure. Sì, esatto. Faremo una live anche del nuovo Tekken, ragazzi. Vabbè, io sono un campione assoluto a Tekken. Sicuro che questo è proprio. Sì, è figo, molto figo. No, allora, devo dire che fondamentalmente da che è uscito Dragon Ball FighterZ, voi ricordate? Che era il picchiaduro di Dragon Ball, che è uscito nel 2017. Sì. C'è stato un boom, perché ovviamente, sai, Dragon Ball tutti l'hanno comprato, tutti l'hanno giocato, c'era un sacco di tornei. E da lì, piano piano, un sacco di picchiaduro ha iniziato a investire. E adesso questo è un prodotto a 92 su Metacritic, cioè, fondamentalmente ha avuto ottimi voti, è un prodotto completo. Vai spesso su Metacritic. Io sì, vado su Metacritic. E Metacritic. Vai, se no, guarda che non c'è neanche molta concorrenza, non c'è qualcuno che fa concorrenza a Metacritic. Ah, fine, sì, o sbaglio. Non sarà perfetto, però insomma, quello c'è. A noi, guarda, che magari li conosciamo, se ci presentate quelli di Metacritic. Non c'ho sta aggancio, purtroppo. Peccato. Vi spiace, ci lavoro, ragazzi. E quindi fondamentalmente questa corsa che ha fatto verde è il drive rush che diceva Fabio. Quindi è proprio una corsa, usi un pochino della barra verde che sta sotto la vita, okay. E ti permette però appunto di chiudere le distanze in fretta. Ah, ok. Mega Krigis, sì. Mega Krigis, esatto. Ma ha fatto un'onda energetica. Che figata, raga. Guarda come beve, poi sta tutto ombriaco palesemente. Sta tutto energizzato. Col camminato kick, poi raga, per pure i rumori per dire. Sì, sì, sì. È bello. Cioè, quando gioco a casa, fondamentalmente, la donna mia, quando sento tutto sto casino, mi minaccia di cacciarmi di casa. Perché fanno un casino allucinante. Però. Ma te ci fai pure le seghe con quello. Se ma guarda, con questo potevo usarlo in vari orifizi. Quello senza stick, no. Purtroppo. Su Pornhub la crema. Spazi da un video all'altro. Ma perché crema. È bello come sfondato qua. E quindi era ergonomico a stecca. Però. Ma vibra? No, purtroppo no, ci stiamo lavorando anche lì. Okay. Pensa a quello che vibra, guarda che potrebbe servire pure per stimolare il prana. Capito, sì, esatto. Esamino della prostata, tac, risparmi sul dottore. È solo via. Uomo la prostata, se vai a vedere. No, prana, il prana della signora. E poi lo squirting è perché alcune donne hanno rinasugli di prostata. Non lo sapevate? Capito. Sì,
Quindi fondamentalmente quello che si vede è che loro stanno premendo un sacco di bottoni, ma in realtà stanno provando a impedire l'un l'altro di avvicinarsi. Ok. Questo è un tasto lungo ma rischioso, fondamentalmente. Ma delle mosse simili ad Eddie Gordo. È più o meno, diciamo che usa molto i calci, quindi è simile al capoeira, però è molto simile allo stile dell'ubriaco. Che è anche un personaggio di Tekken 3, era l'ubriacone, uno degli ultimi sbloccabili insieme a Gon. Attenzione, oddio, lo ricordi? L'ubriacone. Sì, ah, ma mi sa che era nel 3, era nel 3, già, nel 3 c'era forse. Forse nel 4, sai, non mi ricordo. 4, boh. Tekken sì, sì. Tag pure, mi sa c'era. Forse nel tag, sai, non mi ricordo. Quando diventa blu così e sta fermo, esatto, sta provando Boskonovic. A fare Bosco, ah no, Boskonovic, sì, è vero, c'ha ragione. Quello che stava tutto a terra. Sì, sì, era mi sa il penultimo sbloccabile o l'ultimo. Bravo, esatto, insieme a Gon e Draghetto, sì. Grande Gon. Scarso vero poi Gon, bella, sì, bella sì, pippa. Era proprio un personaggio così, un po' per scherzo. Diciamo che la cosa figa è che se tu fai un attacco dopo la corsa quella rossa, ti permette di fare delle combo che non riusciresti a fare. Questo è Ken incazzato nero. Madonna mia. Che vedi, fa sit down. Ma è un videogioco o un anime? Vedi, ah, perfetto. Ecco. Questo diciamo è parte di quello che sa fare Kitano. Sì, diciamo in scala. In scala. È una riproduzione, una riproduzione. Ma è reale il combattimento? Sì. Cioè, loro stanno giocando con due persone in un multiverso è come alternativo. Di Black Mirror. Esatto. Sì, esatto. Sì, l'ho visto dell'ultima stagione. Sì. Sì. Sono due persone che stanno lì dentro. Sì. Collegate alla console. Esatto, sono tutto. Appena li scegli, urlano, ti prego, non me. E infatti, quelle espressioni che hanno fatto prima. Era di dolore. Caricamento, sì. Anche se le più belle erano quelle di Metal Slug. Vabbè, quelle erano stupende. Karma! Fio! Ma si è sciolto i capelli. Oh. Attenzione. Quello è quando arriva Medusa. A quattro bevute. Vedi. E quindi tipo il CEO è quando, al massimo del potere. Quando arriva il terzo Negroni. No, io sto bene con quattro Negroni. Ah, l'ho sempre detto. Livello 4. Vedi lo schiaffetto. È tipo il personaggio. No, liscio. Attenzione. Eccoci qua, scoppiato. Non ti sentono? Sì. Cioè, quando ne beve 4 vai in livello? Vai a livello massimo. Livello scimmia. No, scimmia è una tecnica. Vai, sì. Per far teccare l'avversario, praticamente. Ok. Cioè, quando si dice no, mi sale a scimmia. Mi sale a scimmia. Teccare le prese, si dice. Praticamente premi gli stessi tasti della presa. Ma la presa c'è un'animazione. Quindi se tu finti la presa, all'avversario gli esce l'animazione della presa e tu ci meni sopra. Ok, sì, sì. Mi sa che l'ho visto. Che l'hanno fatto, no? Grazie Lammers. Okay. È il trailer di Kitano vs Spileggi, sì. Questo gioco sta prendendo molti punti, devo dire, mi piace. Ok, adesso abbiamo gli sfidanti. Esatto. Chi contro chi? Entra il controller modificato. Contro Wolf. Ok. Ryu. Sì, fateci vedere pure i vari personaggi, così vediamo un po' gli stili. Che prima ho visto pure un Hulk tipo strano. Blanca, storico personaggio Blanca, che viene dalle foreste e si è pitturato di verde. Non è verde, si è pitturato. No, si è pitturato nella storia, c'è adesso si è corretto, si è pitturato. Quindi di verde. Quella massa muscolare è tutta naturale. Oddio. Sì, sì. Madonna. Molti spinaci. Luke 4316. Sì, sì, sì. Esatto. Grande. Manon. Manon francese. Non ha delle manone, altre cose. No, esatto. Altre qualità. Sì. Kimberly, ninja americana. Sorella di Jamie, poi tra parentesi. Marisa, grande marisona italiana. Tanto rispetto. Comunque. Solo rispetto. Lily dovrebbe essere. Sì, che nativa cos'è? Americana. Nativa americana. Sì. Ma sono tutti personaggi Cammy. Questi? Quella c'ha il gatto. I personaggi al completo. Ma all'uscita. Ma pure il gatto mena. Ne sono previsti altri 4. Ma pure il gatto mena, raga. Okay. No, purtroppo no. Il gatto no. Che spettacolo. DJ Jay Megano. E quindi stile insidioso. È di Gordo grosso. Giuri, best personaggio solo per i piedi. Una metal meccanica. Sì, no. Cioè, Ryu che vediamo con la barba. Perché quello me lo ricordo, Ryu. Honda. Grande Honda. Sumo. Honda mi piace. Honda Blanca suono. Che viene dalle giungle del Brasile. Guile, il soldato americano. Ho depresso.
Dazim, il santone indiano. Ma questo tutto accartocciato. È Gandhi. Oh, bellissimo. È Gandhi accartocciato. Sì, sì. È Gandhi, palesemente Gandhi. L'accartocciamento. L'accartocciamento supremo. Cioè, guarda che la oddio. È tutto bislungo. Altro che accartocciato. Ma che cazzo? Personaggio che odiavo, lo odiamo tutti, no? Ancora. È ancora così fastidioso. Sì, 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 sì. No, è peggiorato. Shanto, è pure peggio. È una cosa insopportabile. Con quelle mani lunghe, lunghe. Bravo, bravo. Poi sì, sì. Piavi te, non eri. Io almeno non sono mai riuscito a usarlo bene. Sì, sì, ne parlavamo proprio oggi. De Sim. Sim per gli amici, ovvero. Madonna, sta arrabbiato. Sempre, faccia all'inizio, sempre. Si bisogna sempre disrespettare l'avversario. E quindi siamo tutti molto contenti dell'uscita di questo 6. Col 5 un po' avevamo un po' perso le speranze di ricevere un buon gioco, però... Minchia. Qui a Fabio gli piace tirare la palma. È intrattenente, è molto figo. No, il gioco è... i personaggi sono molto belli. Ma Ryu è lotta greco-romana? Ryu? No, Ryu è tipo karate giapponese, okay. Mi sta mischio a... colpi fantasy. So, so. Okay. Perché con quel mantello pare un po' romano. Sì, esatto, come sì. Outfit. Poi vabbè, lo sfondo è quello di Roma. Vabbè, no, sì. Lo sfondo l'abbiamo romano, scelto noi. Sì, sì, ho visto. E il personaggio di Roma tipo proprio Colosseo. Dovrebbe essere Marisa. Ok. Ma Marisa è proprio di Roma. Dovrebbe essere proprio di Roma, perché sì. Gioca al Colosseo, fa la spartana greca. Veste giallo-rossa, solo di Roma può essere. Ma questo gioco che c'è il Falcon Punch. No, è lo Shoryuken, il Dragon Punch. Ah, il Dragon Punch. Il Falcon Punch è Smash. Ah, ok. È il Capitan Falco. No, però lo faceva Ryu, no? E Ryu fa il pugno del drago, lo Shoryuken. Ah, quello là, esatto. Sì, sì, Shoryuken. È lo Shoryuken, esattamente. Poi in questo gioco a Ryu gli hanno dato anche le cariche. Questo qua, quello che sale? Sì, esatto. Okay. Oh. Questo è il Drive Impact, quello rosso di cui parlavamo prima. Figo. Mamma mia, raga. Quando Jamie, Fabio scende in picchiata, quello si chiama Dive Kick. Tipo questo. Questo Shoryuken invincibile, disrespect su rialzo, ottimo anti-air. Per anti-air si intende il punire una mossa aerea. Pressione. Madonna mia, quanto vicino. Questo, l'ultimo colpo con chi ha chiuso il match è un overhead, si può parlare solamente stando in piedi. Sì, lo scenario è torpignattare, ragazzi, esattamente. È vero, ho pensato. Ho dietro un finto Colosseo. Vedi. Cioè, tutto sì, intorno. Sì, riconosci pure il leone. No, in realtà non è esatto. Non è intorno, è solo una scenografia dietro. Sono pure gli attori. Gli attori di 300 dietro. Madonna. Donna. Che cazzo è? Sì, sì, prendersi il rosso, il drive impact, vuol dire morte. Però ogni volta che ti fanno il drive impact, tu potresti reagire e rispondere con il tuo ed è morte per loro. Quindi è un tool che ti dà molto reward, ma è anche molto rischioso. Sei un maiale. Che cazzo. Ma sei sempre un maiale. I rumori, cioè, una certa. Ah, sì, sì, no. Se vivete con qualcuno e giocate a sti giochi, beh, bestemmierando contro tutto il giorno se giocate. Ci fanno notare la chat e quello a sinistra è Pileggi. È come suona uno strumento. Simo? È tipo suona uno strumento, praticamente. Ma siamo sta del carcio. È rischiosa, però è parecchio reward perché lui deve bere, quindi da quella mossa là riesce. Ah, ok. Sì, il piano di Jamie arriva a livello 4. Perché fino a livello 4 è la cluster. Se riesce a spaziarla bene non ci arriva. No, nella mia ignoranza mi ricordava un po' quella dei Tekken. È vero, cioè nel senso, o l'hanno fatta prima qua? No, l'hanno fatta molto prima su Tekken. L'hanno fatta molto. Ah, su Tekken? Eh sì. È vero. Una domanda interessante qui, sì. Ma non sì. L'avevo notato. Perché il PG questo qui è uscito nel 2023 e Tekken è uscito in le tempore. Quindi, una domanda interessante dalla chat, ragazzi. Nella mia ignoranza, ma non si può interagire con lo scenario? No, in questo gioco non c'è nessuna interazione con lo scenario. Su Injustice. Okay. Pure su Tekken scendi. Ah sì, beh, ci sono i muri, scendi a volte di piattaforma. Sì, di piattaforma, è vero. Meglio è Mortal Kombat, credo. Sì, su Mortal Kombat i scenari sono molto fighi. Sì. Sono molto interattivi. Sì, 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 puoi tirare la vecchia. Sul 9 potevi tirare la vecchia. Ma voi come eravate? Anche fan pure Mortal Kombat? Comunque io in gioco di tutto. Giochi di combattimento. Io gioco un po' di tutto. Ho giocato anche un po' a Tekken, a Soul Calibur. Comunque mi piace un po' il genere. E Fabio Soul Calibur. Fabio Mr. Wolf invece è specializzato più su Street Fighter, King of Fighters. Quindi un po' più a hardcore.
E Sandro, tu invece? No, io Street Fighter principalmente, devo dire. Poi diciamo mamma mia, questa era brutta. Mamma mia, ma che è? Questa è chiamata Knockdown. Porca troia. Questa è chiamata la cravatta, fondamentalmente. Fatta la cravatta. Mo sto gioco mi sa che sta proprio qualche spanna sopra Tekken, confirmed. Sì, sì. Porca Eva, raga. Una figata pure ste alternative. Sì, le livello 3, se hai meno del 25% di vita, diventano CA che fanno più danno. Roma vale la vita di un uomo giusto? Noi lo credevamo un tempo. Fa che possiamo crederlo ancora. E cheat del gladiatore in chat, bellissima, grandi. Bello. Era un guerriero di Roma. Qui come prima ha provato a fare l'overhead. E questo è il drive impact all'angolo. Giocatore forte non tecca. Uno vari. Final match. Sì, comunque questi sono match dove noi ci conosciamo praticamente a memoria. Giochiamo insieme da 10 anni, fra un po'. T'ha bevuto in faccia. No, è 3 ancora. Poi te sei stronzo. Dormi, cazzo te dormi. Ma c'è rosso, devi reagire, che bordi che ha mai vista? Cioè, è spazzata, cazzo te cane, sembra giusto. È più da gomma, non merda. Para allora. La gomma non si vede. La gomma non si vede. Ah, esistono due tipi di prese nel gioco. E la prima presa, la presa normale, ce l'hanno tutti i personaggi. Ci mette meno tempo a recuperare, ma solitamente fa meno danno. Personaggi come Jamie, solamente dopo il livello 3, mi sembra. Cosa? La command. Sì, dopo il livello. Dopo il livello 3, Marisa, Zangief e Lily, che sono personaggi grossi, vengono definiti grappler. Hanno un'altra presa che è chiamata la command grab, che solitamente infligge molti più danni e dà situazioni un po' più rewarding. Quindi ti dà un vantaggio solitamente. Manon ha una meccanica per le medaglie. Ogni volta che fa una command aumenta il danno delle medaglie. E Marisa dopo la command infligge un danno assurdo. Jamie invece ci fa le combo dopo la command. E quindi c'è anche questo tipo di presa. Ok. Perché la presa normale puoi teccarla, quindi premi la presa sul tuo rialzo o quando ti aspetti la presa e la schifo. Mentre la command no, presa su command vince la command grab. Okay. Giocate un po' voi due? Vai, sì. E vai, vai. Poi facciamo anche noi un match. Vai. Sarà di fatene un'ultima, un'ultima. E io voglio chiedere una cosa alla chat. Se la chat, Sandro Serpi, se la chat vuole scegliere chi dovrà giocare contro uno dei campioni, bisognerà arrivare a 5200 sub. Se no scegliamo noi. Cioè, insomma, se no proprio scegliamo noi. Vabbè, io ho già allungato un par di mazzette per farmi vincere, quindi attenzione, il classico dei classici. Vabbè, ragazzi, ma per onestà va detto. Però non ho detto chi. Non ho detto chi. Magari ma accoppiano con uno dei tre che non ho pagato. Io non ho pagato uno solo. Oh, Ken contro Ryu. Beh, figo, ci piace. La categoria di questi PG si chiama Shoto, per chi non lo sapesse, che è proprio la classica del classico, diciamo. Perché, diciamo, Fireball, Shoryuken, queste cose qua appartengono unicamente a questo stile di giocatori, insomma, di personaggi. Ora, ecco, questa è un'altra cosa che praticamente se finisci la barra del drive, che è quella esattamente sotto la vita che potete vedere, che è quella verde, l'altro è grigio ed è in burnout. E lì cambiano completamente la frame list dei personaggi, praticamente. Tutti i colpi cominciano ad avere un vantaggio di più 4 frame, insomma. E quindi c'hai ancora più potenzialità di pressione e di gioco. Quindi andare in burnout, cioè ovvero finire la barra del drive gauge, è un rischio a questo gioco, è un rischio forte. In più è l'unica situazione dove tu puoi stannare tramite il drive impact, che ne abbiamo parlato prima, che è una tecnica unica del Street Fighter 6. E vabbè, questa è una grande scimmiata, che è la level 2, perdone. Level 2, per forza. Ora, para. Wow, ottima reazione di Raps Sama. Madonna, che cos'è? Tutto fuoco. Tutto fuoco. Burner. Ecco, a posto. Ciao, Concetta. Però regali una sub a suo figlio, Concetta.
che ne è privo. Aia. Mi stanno a fare le bette. Dai, sai che te vedo spesso. Loro fanno, giustamente. Mamma mia, Sandro con l'antiaereo. Vai, giocatore 2, mi sono giocato tutto. Dai, greve, Mombu. Sandro è pronto, Sandro è pronto. Ya Moller, Sandrino, eh? Sandro è pronto. Ya Moller, Sandrino, va. Dai, sai che roba. Poi sono due personaggi pure belli tosti questi, eh. Sì. No, vabbè, ma ormai diciamo il 6 è proprio bello complicato, cioè tutti i PG c'è da studiare veramente tanto. Infatti pure il sistema di training è migliorato tantissimo. Che è perfect, è veramente... qui. Perfect la vedete perché fa il freeze dell'immagine. L'altra invece era per era per il era normale. Quello. Ecco quella là. Mazza, ha sfondato. Boom. Boom. Oh, olè, questa fa malissimo. Si vince da tutti i colori. Non chiude Serpico Sama, va in burnout. Ma comunque vai. All'angoletto. È chiaro. Giocatore 1 è il mio stipendio sulla coscienza. Addio. E non era importante. No, sappia dove risusciterà. Dai, Serpico, facce cattivo. Dai, Serpico, non mollare. Dai, Serpico! Serpico! Madonna, Sandro Sama. In chat uno ha chiesto. Mamma mia, Beidone! Beidone e Burnout adesso sono azzi amari con il toro Serpico. Game game a! Sì. Che volevi dire, Simo? Uno ha chiesto di spiegare tipo la lore dietro la rivalità di questi due personaggi. C'hanno una rivalità. Ah, è vero, sì. Ci potresti spiegare la lore della rivalità tra questi due personaggi? Che comunque. Sono lievi seminano. Ah, e perché seminano? Aspetta, avvicinagli il microfono. Che fai? Non te mi nica, amico tuo, scusa. Ok, vabbè. Sono amici e semeni. Sono compagni dello stesso allenatore. Poi hanno detto allievi dello stesso maestro. Tipo Krilli e Goku col maestro Muto. Il Kitano era il maestro. Kenshiro. Vero. Ma non sono amici, eh sì. Vabbè, amici rivali, un po' come Goku e Vegeta. Oppure Red e Tobi, se ricordi. Nemici e amici. Quasi amici. Il fratello. Quasi, no, non muore, non killa, non killa, ma... Eveline. Ce l'ha la possibilità, esatto, del comeback. Eccolo, attenzione, vedremo se riuscirà a piazzare lo stun. Ha stannato. Serpico Sama. No, ancora no. Oh! Era quello. Dopo era stato. Attenzione. Quando diventano grigi sono rischi le stun. L'ultimo, poi giochiamo noi. Attenzione, ragazzi. Avete le vostre attenzione, tasche in ballo qui. Attenzione. Ottima ritta qua da parte di Serpico. Attenzione. Dai, Serpico. Greve, raga. Porca ancora sera. Un'altra. Si sfiora il perfect qui. Cattiveria inaudita. Annichilito. Sono un po' fragile. Ai fuzzis. Arra. Madonna mia, botte da Orbi. No, niente però. È diventato un veggente Serpico. Serpico, vede tutto. È un cazzo di... Sì. E niente, poesia in movimento. L'ultimo round addirittura perfetto. Mi brucia un po' il culo, raga. Pochino. Un po' si per bruciore perianale. Con tutte quelle fiamme lì alla fine sulle chiappe. Sì. Dai, è giallo, andiamo io e te. Vai, Davide. Davide sfiderà chi? Vabbè, uno contro uno. Vai. Devi sfidare un campione, no? No, che campione? Una con voi. Contro me? Contro me, se volete, gioco con un cabinato. Dai, fammi te, Giallo. E dai, come gioco? Vai. Uno ce deve andare. Uno ce deve andare. Ok. Ma va acceso questo o acceso già? Va acceso, mi sa. Allora, ragazzi, consigliatemi un giocatore. Un player, diciamo, Sandro. Semplice, quindi no, quello con la boccetta. Marisa. Dai. Allora, Marisa. Obbligatorio, Marisa. Andate su seleziona personaggio, vai. Ce l'ho messo io. Eccolo qua. Perfetto, vai. Perfetto. Allora, in questo già gioco, già so tutto. Marisa. Io ho l'istinto, esatto, che mi guida. Dica. Io non ci ho mai giocato. Dei comandi caso, chiamati moderni che sono più semplici. Okay. Quindi fondamentalmente non devi più fare mezze lune, tutte quelle cose là, ma fai degli input molto più semplici e le combo assistite, che è utile per chi vuole iniziare.
Se proprio non vuoi pensare, ci sono i comandi dinamici che tu premi tre bottoni a caso e poi l'intelligenza artificiale decide che fare. No, vabbè, l'intelligenza artificiale mi sembra troppo. Lo so, però volevo avvertire che c'è sta possibilità. Ci si muove con la si muove con la levetta. Con la levetta sinistra. Anche con le freccette, come te pare. Devi usare pugni. Quei quattro tasti e i due dorsali. Quali tasti devo premere più o meno? Questi? Cioè, morti e altri. Quindi questi sono. Ok. 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 Vai. Allora, così. Ok. No! Ma non siamo più best friend. Come vedete, c'è della confusione, ma c'è anche della passione. C'è un drive reversal, che fondamentalmente mentre pari puoi cacciare via l'avversario. E Marisona, niente, c'ha sti calci tipici dei gladiatori, ragazzi. Tenendo indietro. Senza menare andando solo indietro. Guardate come corre su quel joystick. Quindi è impossibile parare. Madonna. Ah, fondamentalmente Darsim è un simpatico omino indiano che sta lunga. Ma che ti sei mangiato? Giallo. Ma il kebab. Il kebab di Aziz. Eccoci, vai. Ritorna all'offensiva di Marisa, ma poca vita. Quasi. È come tutti gli indiani. Ma che fa sto stronzo? Ammazza che carcetto. È come tutti gli indiani, Dalsim si teletrasporta. Che sappiamo essere una dote indiana. Ma io pensavo che stava a vincere. Stavi a vincere. Ti sei cagato un po' sotto alla fine. Ma che è sta lungo? Ma non lo so. Ma che è sto bislungo? Ma che sei? È un fettone, sì. Vabbè, ma io sto prendendo una cosa che è sta roba. Io qua ti devo tenere schiacciato sulle lunghe distanze. Sei il campione di Tekken in teoria. Ma qua non sto a fare un bravo, esatto, così. Gianluca sta a caso a manetta, però velocissimo. Così. Attenzione. Eccoci. Ma che palle sti calcioni. E dai. Donna santa. Dai Roma, dai. Orgoglio italico. La prima è andata, dai. Addirittura. Questo vedi, sono corretto. Quanto è bello. Sono corretto. Era un guerriero di Roma. Mazza, ma già ho perso. No, ci sta. Vabbè, come al solito, il meglio delle tre. Come si al vince due round per prendere un punto. Quanto peserà Marisa secondo voi? Se può chiedere perché è un atleta, No, ci dovrebbe essere scritto. Porco due. Tutte depurate. No, ma non è vero che stai andando indietro. Mi state mentendo. Solo andando indietro. Guarda, tieni indietro e basta. Torna a fare meditazione, Gandhi. Guardate Mumbai. Torna a protestare per la non violenza, Gandhi. infatti lui è all'inizio. Oh, ma che fa sto vecchio? Madonna, che è sta roba? Qua. Eccoci. Sto vecchio de merda. Eccoci qua. Subito un'offesa alla nostra tradizione. Ma Rar 7 sarà morto, ma spero, no? Ma ti stirerà prima che Rar 7 sto cazzo. Ma penso che ci abbia già 200 anni. Gesù Cristo. Ha fatto bene a prendere Gandhi. No, mancava pochissimo. Gandhi l'avrei preso io, se no, guarda, bravo. Sale, fatto bene. Sale, è il migliore, per forza. Però mi sembra un po' accartocciato male. Sì. Però si è allenato, se ci fai caso. Guarda che roba. Live, ne sta tutto immuscolito. Ma che? Ma se parte così. Guarda come ti muovi! Guarda un secondo! Fa di velocità! Madonna, vabbè. Mira dopo! Madonna! Premi insieme i terzi! Premi insieme i terzi, di Sio! Quelli sono i terzi, questi porco qua, Dio! Questi qua! Guarda, dai, guarda, appena ti avvicini, premi quelli insieme! Vai! Ora! Vabbè, però, eccoci! Bravo! Vedi? Madonna mia, avanza! Avanza per territorio! Di nuovo! No, sì, ma quello c'ha i suggerimenti del pro player, oh! Allora, siamo mi aiuti! Mi aiuti, dottore! Ma porco Dio, te una ne hai persa, devo proprio aiutare! Ma non vedi che c'ho un tumore al posto del personaggio? Si gonfia tutto, sembra una metastasi! Attenzione, crash di Olimpa! Pare il braccio davvero, ne eccoci qua! Oh, ma che devi fare? Mo non puoi più fare perché sei in burnout. È come manetta, il periodo del frattario dei sighe, fondamentalmente. Ti aspetta un po'. Come si sarta? In diagonale avanti. No, meno di pausa. Adesso lo fanno i pippi. Squalificato? Squalificato qui, Sì. Hai tornei per di round, se davvero? Perdi round davvero? Certo, sì, c'è un dislivello rispetto a prima. Proprio nella coreografia. Ma c'è molto più amore. Let's go! Uno pari. Guarda. Ermolliccio. Grazie per le sabbe, ragazzi. Grazie mille. Che stile, ti ho fatto l'ultima mentre resistono gli occhialetti. Bellissimo. Ora mai più, ragazzi. Quindi è l'uno pari. Sì. Signori. Attenzione. Ma risa contro la chat su chi sta a scommettere. Dai, io. Davide è il favorito finora, però. Questa famosa. Abbiamo i believers. Attenzione. Gianluca ha la forza dello sfavorito.
buttalo per terra. Bravo. Attenzione. Poi attacchi bassi. Attenzione, c'è il controllo dello spazio. È impazzito. No, umiliato. Let's go. Mamma mia, raga, ho sconfitto il cancro. Non è ancora finito. Ho pieno controllo. Non è finita, perché non è finita. Marco, oddio, Marra. Maledetto, sta iniziando a credere. Ho sconfitto il cancro. Ho sconfitto il cancro, raga. Quello devi fare. Ho sconfitto il cancro. Questa mossa proprio palle, cioè, dai, guarda che spammone, va. Io te lo faccio. Dai, ma che è sto spam, su? Cheese move, cheese. No, no. Io te lo faccio. Conta solo una cosa, signori, vince. Guarda che infame. Che infamità. Veramente a Mamma mia, regalo! Sto una mossa. Vabbè, vabbè, onesto. Che devo fare? Vai, Simone, il tuo turno contro Kitano. Gli urli di Bruce Lee sono nati così. Vai, Marco. Vai al cabinato. Che soddisfazione, vai. Il cabinato. Perché vuoi sempre fare contro le vede? Adesso vai. Faccio cascata. Attento, dai, aspetta, 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 il microfono. Dai, che mi sono legato a dei fili. Attento, attento. E braccia ed alzi, ma. Per le bet, quindi ha vinto il CEO. Mi metto. No, mo, Kitano, Kitano e Simone, oh. Hai sconfitto il cancro, Gianlu. raga, ma che devo fare? Cioè, datemi tempo. No, ti conviene? Aspetta, aspetta. Poi non affuma una sigaretta, raga, perché devo smaltire un attimo. Ah, sì, sì. No. Rimani qua che torno a fumare perché sto a tremare, io, raga. Se vuoi, eh. Biscola. Te la modero io, se vuoi. Più di tutto, l'unica cosa che guarda che non cresce. Vai. No, quello. Scusa. Sì. Sì, la vedo già da qua. Andiamo, Marco, cosa fai che tergiversi? Mica so pileggi io, eh. Andiamo, vai, andiamo. Vai, vai, vai. Ti tiri indietro. Se giri quel modo, senza quell'altro, dei 10 centimetri verso di me. Perfetto. Lo vedo così. Guarda, se cresciamo me ne accorgo. Non è niente, Marco. Ma non è vero, intanto controllo la live. Fate seleziona personaggio. Vai, seleziona personaggio. Dai, Marco, seleziona personaggio, tu. Vai, grande. Un attimo, devo fare un attimo. Vai, e questo è il tasto. Ah, beh, sì, è vero, c'è scritto. Vai, vai. Allora, qua mollone non lo usiamo. Te posso dire. Mi dica, la signorina qua te c'è Giorgia. Io pure avrei preso lì. Il lottatore di sumo, ascolta me. Te pia il lottatore Giorgia, no, perché devi sinistra. Sapere. Vai, vai, questa rappresenta molto di tanto la fidanzata di Simone, quindi secondo me avrà paura di picchiarla. Perfetto. Allora, quindi però io sceglierei lei, però. Vai, scegli lei. Una cosa molto importante, seleziona la gola. Se no chi mi volevi consigliare? Te lo consiglio il lottatore di sumo, quello che sta esatto, lui. Ah, questa voglia iamo. Che è lo spalatore. Andate giù su tipo di comandi. Moderno. Tipo di comandi? Giù, destra. Moderno. Giù. Tipo di comandi? La molla lì. Su. Però moderno. Molla. E questi i comandi sono semplificati. Non dovete stare a fare pallette cose. Sono più semplici. Verranno le speciali. Sì. Vai. Vabbè, insomma, hai preso un lottatore di sumo di 300 kg per mena a Giorgia. Sì. Comincia con i giochetti psicologici. Vabbè, no, carina come cosa da fare. È la mia fantasia più recondita. Rubino con Giorgia. Yo. Come vedete, non si riesce. È la prima cosa a cui ha pensato Simone. È stato attentissimo nelle volevo facce. Solo fare quello. Street allora, Fighter come si pare? Indietro. Indietro. Indietro è la parata. Come potete vedere, Street Fighter 6 vi permette di picchiare qualsiasi tipo di età e genere. Che sia un plus, che sia un minus, lo deciderete voi. Se odia senza discriminazione. Sì, odia senza discriminazione. Sudo. Come vedete, pure, ragazzi. Se vola. Questo i comandi moderni vi permette di farlo. Ma io ho fatto è la mia enorme capacità di combattimento. Dai, sono rotto il cazzo. Mamma mia, però mi schiva. Ma perché non è? No, non mollo. Oh, Ceri, Ceri, hai fatto ciao amici. No, perché ti faccio niente? Ci sei, ci sei quasi. Ci sei quasi. Manca poco, manca poco. Guarda la vita. Niente, ha capito l'attacco aereo. Ma c'hai le cucchiarelle. Ho capito come si vola. Non è giusto. In realtà spingo tasti a caso. Vabbè, vabbè. Non è giusto. È perché Marco c'ha la cattiveria dentro, è arido dentro. La cattiveria dentro agli occhi. Ma questo è allenamento per Kitano, nel senso. È una vecchia cifra. Eccolo, Marco arido dentro. Oddio. Oddio. Eccoci. No, però con queste cose floreali LGBT. Viva il colore. Oh, te faccio pure le cose, eh. Ecco. Pure attenzione, lo stun. No, mi molesta. Stai zitta. Tu. Fammi un panino. Sta cosa, tornoia. Aia. Dai, Simo, sta a vigna.
Voglio un caffè latte! 70% latte, 70% caffè e 30 caffè. Non so che stava a dire. Bene, bene. Queste sono le richieste che fai a Giorgia. Sì. Uno pari. Oh, ma perché voli più? Giorgia, oh. Vai. Vola, vola. Ciao amici. Eccolo. Eccoci qua. Eccoci. Oh, che forza di League of Legend. Sì, tipo. Oh, ma mi sei meno a te o io? Non so capire. Tu chi hai preso? Ah, lui è lì, ok, perfetto. Oh, mazza come picchia questo, amore. Sei imparato? No, mi vuole molestare! Inizia da capire, c'è un abbraccio amorevole. Culo. Oh, oh. Ti apesso te fango, te apro le chiappe! Volo! Ammazzati a cornuto! Apri sto cazzo! Via, via, via! No. Vittorioso! Ce n'è un'altra, ce n'è un'altra. No. Sì, 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 al meglio dei tre, vai. Mo' fate rigioca. Vale il minimo. No, no, sfida di nuovo, sfida di nuovo. O vuoi cambiare personaggio? No, 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 okay. Non vale. Oh. No, si può, si può. Non si può. Al torneo. Ma come un cazzo volavo all'inizio? Spegnevo tutti i tasti. Salta e prendi triangolo, credo. Oh, ah, non vedi. Chi è che sei te? Rotatore. Allora, se premete il triangolo fate le mosse speciali. Oh, ah, bloccata. Dovete premere triangolo e direzioni varie. Cazzo. Sei pure come un giocatore moderno. Sì, io sono studiato. C'ho una laurea che non lo sai. C'hai una laurea in... A me sta a piacere. Tutte c'ho una laurea in gaming, sì. Lascio quel vecchio. No, no, lasciami! Bella troia. Ai, ai, ai. Io perché ho la rabbia la prima partita, poi mi tre pugni nelle mani. E per dare la competizione. No, Gianluca, no! Devo morire! Cappuccino! Io gioco a questi giochi da 6 anni, non ci sto a capire in cazzo. No, no, non so cosa Giorgio. Non è con la logica, perché voi pensate. Cioè, per me è un momento di crescita questo, mosse, perché. Cioè, voi pensate a quello che è stato a fare. Capito, Simo? Cioè, noi. È il fatto che sapete quello che è stato a fare. No, no, stiamo uscendo. Noi stavamo tutti a cazzo, ragazzi. Ah, ok. Usciamo dalla bolla, capito? Importantissimo. Oh! Attenzione! Momento difensivo di Edmondo Onda. No, no, mi picchia. Ti ho fatto credere all'inizio, Marco. Siamo all'angolo, so cazzi, eh. Vai, niente, è uscito. Ai. Metto l'avversario al muro e poi me devo dar cazzo. Scrigno tutti i tasti a caso. Che dolore. Fa malissimo. Clicca in faccia. Ai. Giorgia, Giorgia! Ma lui gli faccio un cazzo, raga, perché non muore? No! Ma vaffanculo, siete sta pietata, no! Tazzo di fango! No! All'ultimo! Grazie, niente. E Honda! E Honda! Però tu stavi con il cabinato, cioè io sto con questo, quindi è diverso. Io non ci ho mai giocato con questo. Vuoi dire qualcosa al tuo avversario? È molto figo, però. Però prima Gianluca ha battuto Davide con quello. No, ma lo sai che anche questo. Esatto. E comunque ci ho giocato tante volte da bambino, quindi magari ritorna i vecchi ricordi. Ma in realtà guarda che ci vedo bene, ti vedevo con maestria. È molto figo, in effetti. Ti devo andare con maestria. Allora, se sei combattimento meglio questo. Fabio, quant'era? Grazie. 4 piotte. Agile. 4 piotte. 400, prego ragazzi. Vai, allora facciamo Simone e Gianluca. E poi rifate altri due incastri voi. Vai. A soldi. A soldi. Porco Dena. Ci ha preso veramente gusto. Ah sì, mi posiziono. È la bacchetta a scegliere, com'è che era? Mi posiziono. E riprendi sempre l'ubriacone? Sì. Sempre Candy. Seleziona personaggio, vai. Perfetto. Ma guarda che già ho preso confidenza col cabinato. Hai delle dichiarazioni da fare prima dell'inizio? No. Ok, ti ringrazio. Saranno i pugni a parlare. Sarà breve ma intenso. Se mi date qualche indicazione, già ho appreso. Allora, quello aspetta, però tocca vedere se c'è il moderno. Ok. Ah, quella cosa greve, ok, grande. Aspetta, ma lui c'ha il moderno, mo. Sì. Ecco. Tanto sempre la perdita. Sì. Con questo fai mosse speciali. Se tu fai questo e una direzione a caso le cambia. E questi qua non so quelle speciali. No, questi lascia perdere. Questo è leggero, però medio forte. È un fero, cioè lui. Vabbè, diglielo pure te, diglielo pure te a Simone. Io ce l'ho qua. Sai come funziona il moderno? Sei l'unico cosa. Io sono l'unico cosa, vai. No, è l'unico tasto. Guarda, si premi quelli dorsali. Oh, madonna. Vaffanculo, ci sono. Che cazzo è?
Ah, aspetta, però sto a premere quei due che non dovevo premere. Non devi premere, bravo, non devi premere. Simone in calza adesso. Sono quelli che dovevo premere prima. All'angolo, all'angolo. No, no, t'ho detto, c'hai contro di Diello, dai, ma che spammone, oh. Sto cazzo. Attento al fuoco, oh mamma mia! Attenzione, la combo! All'angolo. Ha fatto la combo! Ha fatto la taunt, raga! No, qual era? Non lo so, Simone, sì, ma Simone è riuscito Simone a fare la taunt. Cioè, se c'era una persona, oh, che la poteva fare lui. Vai ancora, vai, ancora in calza, no, in calza! Oh. No, cazzo, no, 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 no! Vai, vai, vai! No! Sì! Sì! Che roba, ragazzi! Fuoco, yeah, ammazza il mio però, eh. È proprio il tuo, sì. Mr. Flame. Un cancro che sputa fuoco, incredibile. Ecco. Buono, 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 bravo. Ah, da quelli dietro i gladiatori, Sasha. Ha capito come si schiva Simone, eh? Eh sì, l'ho casettato. Ha fregato, eh? Ma questo pure sulla media distanza, questo fuoco e con gli allunghi. Lui te vuole tenere, sì, lontano. Mortacci, oh. Da vicino lo spacchi. Sì, esatto. Oh, no! Però sulla media e sulla lunga, sì, si accolla proprio. Sul corto c'ha solo sta cosa qua. Quasi perriato, peccato. Cioè praticamente... No, 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 perché mi premo? È l'unica cosa che non devo fare. Il gioco praticamente è tenerlo alle strette. Se non avvicina, lui fa il gioco. Esatto. Sì. Cioè si gonfia lo stomaco, buono! Cercate di prenderlo nel che mi si gonfia lo stomaco di fuoco. Allunga. È tipo un fakiro. Ah, aspetta. Non ho preso solo questo per allungarlo. Ciao, quello. Akira, sì. Ciao Simone. Ma perché prega? Ah, è qua... ah, io perdo perché prega, mo, ok? Che... Fallo tornare a le pregare. Le motivazioni per la quale prega, io le so, però... Ah, bravo, bravo. Porco Dio, regà, è impossibile. Flame, via. Oh. Madonna, Simone! Madonna, Simone! Madonna, la furia! È impossibile, regà. No, no, non mollare. Non mollare, non mollare. Ma perché? C'ha tipo Laura. C'ha Laura, esatto, spirituale. Esci via dall'angolo, esci via. Ma tanto sono morto. 1-0 per Dutupi. Sto sudato, porco Dio. Adesso devo ritirarmi. Vai, dopo questo. Oddio. Rimetti i comandi di prima, i comandi classici che te ci trovavi forse. Vai, ma te non mi avete cambiato qualcosa? Perché io prima facevo cambiati delle cose particolari. Guarda, seleziona personaggio. Ti giuro. Addirittura. Premevo due tasti, sì, sì. Testa di cazzo. Due tasti premevo. Io ho battuto Marra con due dita. È passata al moderno. Vai su seleziona personaggio. Ma te lo dico, facevo così prima. Sono stati cambiati che sì, ma che cazzo dici? Ma io spero che sia registrato. Ecco, vai. Ora sei come prima. Oh, mo lo devasto. Vai, ora sei come prima. Mo lo devasto. Ah, sì, esatto. Carichissimo. Cioè... Ma ancora non è finita. Mamma mia, ti hanno cambiato i tasti. Prima mi ha detto lui, ti preme due tasti. No, siamo solo 1-0. Comunque, no, sì, 1-0. Dalshim è bravo col vacuum addominale. Flame gioca quegli input complessi. Non sto scherzando, Madonna, ha scelto quelli paura classici. C'è l'intestino della Weber. Sì. Demo si dovrebbe allungare, no? Oppure prega. Eccoci. Ecco, però così si allunga, no? Porco Dio, vedi che adesso mi allungo. Vedi che mo mi allungo. Eccoci. Eccoci qua. Però sto ciccione. In realtà l'ho fatto. Le allontanate e fa lungo. Tu come mi allontano? Una puntata indietro con Cannavale. Come salto? Qua le mette indietro. Le mette indietro in alto, esatto, così. Sono democratico. Olè! No, no. Simo, che te ne sembra, Simo? Canceling super, signori. Oh. Non ti farà battere, Simone. Simone! No, usa la tecnica del salto anche. Vai! Lui. Mani in faccia, Simo, bravo! Bravo, vedi che scrivi qualcosa se salti. Vai, vedi, bravo, adesso non lo può fare più perché è grigio. Adesso che è grigio non può più fa quella carica. Vedi? Adesso gli puoi. Ora manco te. Attenzione, super! Bom! Andato al cibo. Niente, ha capito. Ha capito che è con quello. Porco due. Che controllo dello spazio sovraffino. Perfetto spezzato. Esatto. Uno pari. La bella. Chiesa la bella rimessa al centro del villaggio. Let's go. Era tutta colpa dei controlli. Spareggione. Erano i controlli. Laura, per favore. Bravo.
Come salta? Indietro, non salta indietro. Sì, si salta indietro, non devi premere i tasti, devi solo saltare. Ok, okay. Vedi? Sì, dovresti fare una cosa un po' complicata però. Allora niente. Vai. Però boom, puoi fare due botte avanti e ti scatta. Ti corre ma ti scatta. Occhio. Buono! Mamma! Grab! No, maleducato. Grab! Ma escono anche delle combo. Porco Dio. Ragazzi, io so staccare, attaccare sto cavo. Che cazzo devo fare? Comunque giocano meglio di me quando ho iniziato. Sì, sì, ormai. Noi quando avevamo iniziato giocavamo molto peggio di così. Tienilo lì! Te lo muzza, aspetta. Come far bubone, capito? Aspetta! Fallo scaricare. Attenzione, c'è del coaching ce l'ha ancora. Da parte di uno dei giocatori più forti d'Italia. F5 in chat. F5. Perfetto, ci siamo. Mi sono tutto legato ai capelli perché sto sudando tantissimo, sto a morire. Torniamo a noi. Dai, che bene. C'è l'ultimo round. Last round, final match. Let's go. Vai. Let's go. Deculate, imparate le culate. Bravo. No body shaming qui, eh. Adesso poi comincia a giocare, non può girare. Attaccato. Madonna, attaccato, che tecnica il Simone. Ehi, combo. E dai, cazzo. Fregate. Regà, tosta. Se chiude vago. Madonna, tosta, Madonna. Madonna. Tosta, regà. Eccola. Madonna, ciao. E vince. Signori, un campione applauso. Assoluto. Ragazzi, complimenti, sì. Complimenti. Quanto erano quadati? Niente. Allora facciamo fare altri due round a loro. Vai. Sì, dai. Deliziateci con un po' di qualità. Aspetta, raga, ma qualcuno se deve fare tipo distruggere da loro, farebbe ride. Uno di noi qua. Simone è il più forte tra noi in realtà. Sì. Finora poi le cose si modificano. Però non dovete trattenervi, cioè. Secondo me farebbe sfidare uno di loro. Perché sennò devo andare a casa per farmi una doccia. Sono impresentabile. Simo, sei alla fine dell'arcade e c'è il boss segreto, che è lui. Ah, te tocca. Vai, andiamo, vai. Vai, let's go! Ti tocca. Però gli altri due devono aiutare Simone. Sfiderò un pro. Dai, prendi. Dai, pietà. Dai, prendi Marisa. Va bene. Prendi Marisona. Senza Simone è ufficialmente il GOAT di Street Fighter oggi. Da oggi, poi vedremo. Marisona nazionale. Vai. Marisa, orgoglio di Italico Virgulto. Ragazzi, sì, non c'è cosa più bella di vedere Simone che rosica nei giochi. Io non vi rendete conto di quante volte l'ho visto rosicare non in live. Però finora ho vinto, quindi. Ed è proprio così. Attenzione. Per quello. Ci concentriamo. Vai, Simone, vai. Buono. Non vi trattenete, ragazzi. Tanti Marco. Però vedi che la tecnica del sacco comunque è efficace. Allora, diciamo stiamo... Io lo definirei un pareggio. Stiamo là. Vabbè, ma i pugnetti in basso, cioè. Proprio da stronzi. Aia. Attenzione. Bravo. Dry reversa. Buono. Scusa, Sega, se non si famo per te. No. Vabbè, l'underdog è normale. L'underdog. Mai una porta che ha vinto con me, ormai sono abituato. Serpi col piagnina, attenzione. No, woman, no cry. No, Marisa, la prego. Mi piaceva più la ragazza di prima, onestamente. Ma è che t'ha sparmato per terra prima. Io faccio la mossa che gli do per culo pure a Marisa. Oddio. Dai. No, che... Devo parare, che cazzo devo fare? Ma comunque vedete, stai dicendo? Cioè, vedete che fondamentalmente ragazzi, non valgono le bet per questo incontro, eh. Per spiegare bene o male che sta facendo. Refund subito, ragazzi. Refund subito. Sì, se no scommetti tutti i soldi che c'hai, fai 10 milioni subito. Come vedete, qua Manuel Servico aspetta che Simone salti e lo intercetta in aria, che è uno dei principi di base per controllare gli spazi. Momento educational. Giusto. Quindi, questo dovrebbe spingere Simone a saltare di meno. Saltate meno. Ok, eccoci qua. Hai capito? Preciso. Perché sono tipo...
È bello saltare. Sono settato in un modo. Cioè, uno non spende 70 euro per star fermo, giustamente, quindi... Welcome to the educational channel. Esatto. E diciamo, non mi sembra un gran saltatore. Attenzione! Vedi, ragazzi, i consigli... Sono un lieve vantaggio di Serpio, come l'hanno detto. I consigli giusti come aiutano. Non era manco combo, però va bene. No, dai, dai, però. Vabbè. Ah, sì. Ha combato nel cuore. Oh! Bravo, così! Yeah. Volvo Scania in faccia. Attenzione, vai, 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 vai. Senza paura, senza paura. Ecco, quello non lo devi fare, Simo. Fa Laura, eh. No, io fa la gomma. Vai, però, senza paura. Però. Premi solo triangolo. Sempre, tieni premuto indietro e premi triangolo. Oh. Fa, ascolta a me. Di indietro triangolo. Sono indietro triangolo, appena c'è un po' di distanza. Eccoci, quello. Armor, bro. Fagliene vampa. Ma per caso avete anche Tekken su questa play? No, purtroppo no, fratello. Vi siete salvati per oggi. Ai. La prossima volta lo faremo a Tekken, magari quello nuovo. Vabbè, dai, fate un'ultima sfida comunque, tra bravo, di voi. E come volete, magari con personaggi mai usati. Sì, dai, facciamo vedere qualche personaggio strano, magari. Personaggio desueto. Il sangue freddo, Simone, non ha sbroccato, mannaggia. Marco, ormai veramente. Ormai. Qualche personaggio particolare. Non c'è nulla che viene colpito adesso, capisci? Mamma mia, che uomo! Va a vuoto. Muovolo un dento. Ragazzi, sì? Questo non mi serve, vero? Vai, lo possiamo spegnere. Ok, spegnetelo allora. Allora, tu chi sei? Chi eri? Uno, due. Dicono, fate vedere Yuri. 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 Yuri, Yuri, vai. Sa. Uno Yuri, uno DJ. Sovia... Zangief, faccia le Zangief. Dai. Faccia vedere Zangief. Ma questa è più... Yuri, come no? Dai, faccia vedere Yuri. No, quella da ruota. Dai! Anvedilo, maschio, con la figa sul petto. Lei è palesemente un personaggio di Arcane. Come vedete, con la figa è uno con una persona assolutamente normale e tranquilla. Pure lui mi ricorda qualcuno, comunque. Lo stavo a dire, che mi sa che l'ho visto a Termini. Io pure. Con sta faccia. È identico. Raga, è assurdo. Io me ce devo sfidare. Beh, sì. È il tuo destino. Vuole uccidermi. Allora, qua si vedono un po' le basi, perché ovviamente i personaggi, questi due non li conoscono nessuno dei due, quindi di conseguenza si giocherà, diciamo, di sani principi, ecco, come dire. Distinto. Distinto. Oh! Bene. Le chiappa. Vediamo. Quale sarà il migliore istinto? Yuri ha messo a segno tanti colpi, ma leva poco. Zangief toglie due volte. Esatto, però ovviamente è molto più lento. Certo. Ognuno ha le sue caratteristiche. Sì. Buono. Sembrava tipo... Però vedi, guarda quanta poca vita leva. Sì, beh. Zangief mette a segno 5 colpi. Ci sono alcuni personaggi che hanno proprio... Il valore della vita è fissato a 1000. Zangief è uno di quelli che ce n'ha un po' di più. Aia. Però perché è grosso e lento e deve subire più colpi. Ok, abbozzate più, diciamo. Guarda quanto ha levato. Però infatti se te prende non te diverti. Quella è la power bomb. Gif. Cioè, guardate la vita di Zangief. Sì. È intatta. E l'ha messi a segni colpi lei, Tutti colpi. Lo devi proprio bombardare di velocità. Possiamo dire una scelta di merda, però. Vabbè. O devi fregare d'agilità. Probabilmente se uno di noi stava più a quello grosso, Zangief moriva in un minuto. Non ha tanti tool, diciamo, per avvicinarsi. Quindi magari con un personaggio che è forte sulle lunghe distanze lo spacca. Madonna! Quali sono, diciamo, le mosse più forti di Zangief? Vedi? Eccolo. Zangief è quella che è una che è classica proprio, che ci sta a Street Fighter 2. Hai visto? La presa che gira, quella. E che lui me lo ricordo lui. Questo qua è uno dei personaggi di Street Fighter 2. Tutto merda. Dalsim, Zangief, Ryu, Ken, Blanca, Guile. Erano 8 VG a Street Fighter 2.
Poi piano piano ovviamente sono aumentati. Avevano fatto il gioco in collaborazione con, mi ricordo, c'è Street Cross Tekken, pure hanno fatto. Che mi ricordo che c'era una roba tutti mischiati. Sì, 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 era a team, era 2 contro 2. Molto figata. Sì. C'ha varie particolarità, potevi usare delle gemme per modificare i parametri, rende magari invece più vita o più forza. Gli ha tolto metà vita con una mossa comunque. Sì, sì, si tenia, disturba. Ah, ma mi sa che l'avete già spiegato, ma me lo so perso. Che è Wu Ying o Yang che gli si crea la sua? Ah no, non l'abbiamo ancora spiegato, hai ragione, bravo, ha fatto notare. Praticamente è una peculiarità di Juri, praticamente, come avete visto prima Jamie che beve per caricarsi e poi anche Juri ha la possibilità di caricare praticamente quello stock, lo yin yang, facendo una mossa speciale specifica adesso, che si chiama Fua, sì, che praticamente gli buffa, cioè gli dà un buff alle special, okay, fanno più damage o la fireball ha più range, perché se la fa senza il buff, diciamo, la fireball è corta. Se usa uno stock, la fireball diventa più lunga e ci può fare pressione, ci può giocare. E così per altre varie special. Eccola là, quella là. Quella praticamente, quella mossa speciale là, gli ha dato uno stock. Ecco due. Aia. Vedi, la fireball qui è più lunga, però adesso le può caricare. Il massimo che può caricare sono 3. Non ce la vedete sta mossa, però. Fagliela vedere. Troppo tardi. Ce ne 3. Scegli una. Le può pure concatenare insieme, cioè più ce n'ha e più le special le può fare insieme, capito? Se ce n'ha una sola può fare una special sola. Se c'ha già 3 caricate, una special cancella l'altra, capito? Insomma, puoi fare medio, forte, e poi se c'è la fireball per farti capire come sei più potente. Un mondo, insomma. No, sì. Pure per quello c'è uno che si specializza. Uno la persi. Dice che ci stanno talmente tante cose che poi uno alla fine per specializzarsi deve avere il suo personaggio. Esatto. Altrimenti poi ti schifo in fondo, è un casino. Tipo... Voi quanto avete visto che una persona riesce a giocare con perfezione personaggi, tipo 3, 4, guarda, 2? Massimo io pure 3, non di più. Cioè, ma nell'arco, diciamo, ti puoi pure imparare a usare tutti, ma a livello superficiale. Se giochi competitivo, ne puoi avere uno, massimo 2, onestamente. Già il terzo è troppo. Perché troppi te dettagli. Te c'avi quello che si beveva il sacchetto. Stava per pure DJ, però il tuo gioco è iniziato da una settimana, vedesse in alto, è quasi in handicap. Cioè non ti impari niente col primo che già ti metti col secondo, capito? No. Sì. Non è proprio saggissimo come cosa. Guardalo che mi flexa. Ecco. Madonna. Dai, fate un'ultima. Vai. Cambiando ancora personaggi, così ne vediamo altri 2, dai. Sì, cambiamo personaggi. Dai. Comunque questo gioco volevo dire che mi ha convinto. Figo. Poi è più difficile di Tekken perché c'ha tutte queste special particolari. Che capolavoro. Ci vorrei vedere un pela, un rubino. Ho scritto pure in chat se volete mettere. DJ va bene? Il problema è che noi non abbiamo. Dicevano top personaggio modificato. Hanno scritto. Vai, perfetto. Lui è perfetto. In effetti sembra. Non abbiamo neanche modo di giocarlo. Sì, l'hanno cambiato tanto da tutti. Sì, ha voglia, è completamente diverso. Ok. Soprattutto è sbrocato. Lui è il barone di Munchausen. Sì, praticamente sì. Come detto, questo era il commercialista di Bison. Il vecchio. Non sto scherzando. Adesso è il cattivo, ma era il commercialista di Bison. Allora è cattivo. Ti giuro, sì. Ti giuro. Sta sapevo manco io. Sta nell'arcade mode, non mi ricordo chi. Ma oddio, aspetta, chi era Biden? Perdonatemi. Chi era Biden? È ben chiaro, ragazzi. La sinistra è il commercialista di un personaggio. The Biden, sì. Davvero? Sì, no, sì, The Bison. The Biden. Anche The Biden. Anche The Biden. Il presidente. Per lo sfinimento. Ti manda i pec. Ti spawn. A colpi di pec. Dichiarazione dei redditi. F24. Terribile. IVA. L'IVA è tremenda. Quella che ti sfonna proprio. Cusper.
Abbiamo messo il ciclo passamontagna. Gianluca fa un'analisi dalla casa di Ivan Griego per prendere. E lei fai palletta indietro pugno forte. Lì, messa lì proprio morta, dimenticata da Dio. È rimasto. Ha fatto un po' di ridistribuzione dei beni. Ma no, doveva entrare, non è giusto. No, non entra, sì, non è mai entrata quella roba. Vabbè, allora. Aia. E smash! Comunque la cosa delle doppie pallette è forte di DJ. Sì, molto. Sì, ma in realtà DJ c'ha un sacco di trick e di cose forti, solo che noi non lo sappiamo ancora giocare, quindi. C'hai il saltino con la carica bassa che è forte. Quello. Quello che non dipenderà da me. Ma quella era la gomma, non sbaglio? Sì, se l'ha spenta con la palletta? Sì, era la fireball. Bella merda. Lo so. It's over. Eccola. Fighi i portali. Comunque JP, personaggio che vuole palesemente zonare l'avversario, mantenerlo full screen. È la 2. No, ha parato un te. Era la 3 quella? Sì. Quanto ti piace tirare la spazzata, Sam? Molto. È bellissimo questo gioco di la spazzata. Sì. Ma sta con l'infradito, DJ. Tutti buoni con bastone in mano. Beh, sono tutti capaci a portare bastone quando esatto. Ti devi minacchiare le mani. Bravo. Infatti, il prossimo malus, personaggio dicono che c'è il ferro. È uno strumento di tortura. Ma è tipo uno stregone lui. Tipo. Sì, più o meno. Codena. Non ci prova. Sta tutto un gimmick. Sì, sì. Fare Leon Kiro. Leon Kiro in pensione. Sì. Beh, sarà comunque un fregno, eh. Vabbè, oh. Carità. Ecco. Sa tutto. Però poi non la sa puni. Street Fighter totale, questo gioco è tritolo. Sì, ma infatti è bello, è ragazzi, veramente ben fatto. Che poi alla fine, cioè, arriveremo in un'epoca dove ci saranno i cosplayer anziani. Però con due! E potranno fare cosplay di personaggi merda! Anziani. Tipo questo, e Yashi. Realisticamente. Pure forte. E Yashi Mishima. Lo so, ma c'ha range zero. Pura. Beh sì, CHP, sì, normale. Dicono pure che Saruman è imborghesito, in effetti. Esatto. Sì, ah, è vero. Molto. È vero. Oh, oh. Ma vai, rispedisce la fa dichiarazione dei redditi. No? Madonna! Accedi sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Mazza, ma è fortissimo il cassetto DJ, fiscale. Il cassetto fiscale. Rispetto a Teddy Gordo, c'ha anche i colpi sulla media distanza con queste onde energetiche gialle. Il good. Sì, no, DJ è molto forte come personaggio. Forte sì. Completissimo. A una fiera ho beccato un Eiaki Mishima di 70 anni. Ho una foto era accompagnata dalla figlia. Beh, un grande, oh. Mandala, mettila sul gruppo Facebook. Ah, tra l'altro, ragazzi, c'è per i sub un nuovo gruppo Telegram solo per voi sub del Cerbero. Yes. Quindi se mod gentilmente lo linkate in chat. Ah, vi devo raccontare una cosa che mi è venuta in mente adesso e vi giuro che non sto scherzando, a parte che poteva essere chiunque. Ho visto un ragazzo credo giapponese, non so, con i capelli tipo fino a qua a caschetto, con la maglietta con una maglietta blu con di dietro la scritta bianca Konami ammanettato con tre carabinieri che lo buttavano all'interno della macchina. Questo qua in una via, diciamo, del centro. Beh, greve. Vi giuro, non sto scherzando, eh. Ma oggi? Due o tre giorni fa. Ok. Infatti ho detto, ma che cazzo è? Non sai come. Pensavo che era quello di coso. Era Hideo Kojima. Era lui, Carcola, gli assomigliava un botto. Hanno arrestato Hideo Kojima. Sì, sì. In Italia è così, A Roma, sì, sì, certo. Contro a Roma, vi giuro, non sto scherzando. Provate a cercare su Google, magari c'è qualche articolo, non lo so.
può essere pure che era magari ma un, poi, una ma che stereotipo è un asiatico con quella maglietta, ti cioè, giuro, fatto apposta proprio Konami staff di dietro. C'era scritto Konami grosso così e poi staff, cioè, palesemente se è fatta lui. Ti giuro. Poi non è che non so se c'è la sede, poteva essere Konami, chiunque. Che vergogna, ragazzi, i soliti razzisti contro la Konami. Oh. Le aziende giapponesi. Final round, ragazzi. Kudena, invisibile. Vabbè. Kojima non sta più con Konami, ma la indossa ironicamente. Se sono lasciati. Magari la usa come sarcasticamente. Non sta più con Konami, io dimo io la cane pazzo. Sì. Attenzione. È un portone, ragazzi, quindi magari stava con il suo pigiamino, con la maglietta della Konami. Gli dobbiamo pure dire a cane pazzo di Damiano De Maneskin e Giorgia Soleri. Assolutamente, quello è fondamentale. Lo dovremmo chiedere. Cioè, chi è? Lo dobbiamo dire. Giorgia Soleri. È l'ex di Damiano De Maneskin. Ah, ok. Nasa. Si è visto che Nasa. Madonna. No, l'ha parata. Però questa ma fammela vedere. Ai. Grande DJ. DJ, e anche oggi si è sugato. Oh, con la firmetta. E anche oggi si è sculato. Figo. Ragazzi. Oh. Grazie mille. Top live. Grazie a voi, ragazzi. Signori. Ci ha fatto un sacco piacere. Mi sono tagliato. Sono divertito una cifra. Ho avuto le palpitazioni. Quindi, proprio adrenalina. Mi piace. Abbiamo fatto tre giorni di palestra. Sì. Non ci dobbiamo pensare più. Sì. Praticamente quanto stretto il culo. Sì, sì, ha voglia. Sono tre giorni di cardio questi. Praticamente, sì. Pilates. Se Grazie mi dice pure dove possono trovare. Magari, che ne so, su Instagram da qualche parte. Lasciate. Ha voglia. Allora, potete trovarci o sul canale Instagram del Rampage, a cui siamo associati, la Rampage Gaming Center, sì. O altrimenti sulla pagina Instagram @fgc_Roma, che è la pagina ufficiale della community romana di Picchiaduro. E in generale ci riuniamo tutti i venerdì sera al GGM Beer, che è un locale che sta all'Euro in via Paolo Buzzi, o la domenica al Rampage in via Ostiense. Ci sono i cabinati? Top. E al GG sì, c'è un cabinato. C'è un cabinato. E FGC non è Fronte Gioventù Comunista, che ma Fighting Game Community, che è il termine con cui si trova. Sì. Avete appena disincentivato Marco. Ma infatti io un attimo mi ero interessato. Sì, purtroppo. Cioè, ragazzi, a Fronte Gioventù Comunista. Non lo sapevo. Ok. Invece no, vabbè. Poi c'è un Discord con tutta la community italiana che uno vuole imparare, perché sto gioco da solo da imparare è difficile. Sì, quindi. Fighters Network Italia. Lo cercate, lo trovate. Ma c'è qualche ragazza in questo? Ce n'è. Che sono in cerca di. Ce n'è. Ok. Ma che cazzo dici? Ti giuro. Lo sa Sandrone se c'è. Ma tu dici che non c'è invece. Ma lui non gira nel Discord. Posso fare una domanda però seria? Scusate, ho finito la voce. È appetibile nei termini di stile di combattimento? Allora, secondo me questo è il prodotto più completo al momento che puoi trovare a livello di picchiaduro uno contro uno. Sì. Sia perché ha una quantità di tutorial infinita, c'ha comunque anche una modalità single player un po' cacerona per chi non vuole pensare. Se vuoi imparare il gioco per bene, ti spiega come fare. Ti dice Dazim è forte lontano, fai questo. Ci sono delle guide specifiche che non c'aveva nessun altro primora. Quindi al momento questo ha creato uno standard. Sì, diciamo cioè io dopo che ho giocato 6 anni in gioco di merda che era quello di prima, finalmente posso dire che questo è un gioco coi contro coglioni. Sì, completo. Noi che siamo venuti dal 5 abbiamo, diciamo che abbiamo avuto il periodo di Capcom che è andato un po' a picco fra i suoi vari giochi di merda, sì, che esatto. Ha fatto uscire. Il 5 è riuscito a ridosso con l'uscita di Monster Hunter World, poi in realtà con Monster Hunter World la Capcom ha fatto un salto di qualità assurdo che poi ha riportato su tutti i suoi giochi. Ma le ragazze che ci giocano o giocano con personaggi di ragazze? No, solitamente con giocano maschi. Quello che vogliono giocare ed è giusto così. Beh, in realtà giusto. C'è una ragazza forte nel Discord che è Paio. Paio. Quindi... Un saluto a Paio. Ciao Paio. Ciao. Grande Paio. Ufficialmente invitata. A posto. Bene ragazzi. Allora grazie ancora davvero. Grazie a voi. Simpaticissimi, grazie. Disponibilissimi. Noi ci vediamo domani alle ore 15 con una top intervista. Minchia. Un personaggio che richiama questo immaginario secondo me con un maestro Ken Lee. Virale su TikTok. Sì. Sì. Una delle persone più veloci al mondo nei colpi, attenzione. E ha anche preparato delle esibizioni. Greve. Quindi lo vedremo in azione. Si sboccia.
Domani raggiungeremo sicuramente, ragazzi, il gol per il Cerbero. Parti al Samsara. Si va a Riccione a fare festa tutti quanti insieme. Ma sai che cazzo combinavo là? Sta girando anche voce che forse sarà proprio il luogo dove resusciterà Silvio Berlusconi. Perfetto. Mi sembra giusto. Sono tutte sbucione. Faremo di tutto, ragazzi, per avere il primo mezzo busto di Pier Silvio Berlusconi. E lo faremo vedere sopra il palco. Ciao ragazzi, ciao, ciao. Grazie ancora. Che squali, state arrivando.